Cos'è sta roba? Più pettino, più si gonfiano, più divento pagliaccia, più divento schifo. Ma cos'è? Mio Dio, che nervoso sti capelli. Ma cos'è sta roba? Ma io non... Ma io non so. Cioè, io adesso devo stare in queste condizioni perché sono stata una cretina a farmi la cipolla con i capelli umidi. Oddio, ma perché? Mi sa che sono peggio di prima, vero? Vabbè, basta così. La smettiamo di pettinarli, forse si sistemano. Forse, perché mi sa che più ti pettino, più si gonfia con la situazione. Cioè, io non sembro... Sembra che ho i capelli bruciati, vero? Cioè, la consistenza è quella, guardate. Se io li metto così... Vedete, stanno un po' su. È perché sono gonfi, crespi. Mamma mia, peggio delle ricce sono. Vabbè, non guardatemi i capelli, ok? Non li guardate. Fate finta che sono pelata, che è meglio. Allora, sono quasi le 6. E appunto, metto un carico alla fotocamera, metto di editare altri video. Ecco, e niente, domani spero di caricarli, di riuscire a caricarli. Oddio. E niente. Che palle. Comunque, come va col ciclo? Una meraviglia. Una meraviglia proprio. Passo la giornata a piangere, a lamentarmi e a queste cose qua. Perdo i capelli, che schifo. Mamma mia, ma perché c'ho sti capelli di merda? Io non so più cosa fare sti capelli. Cioè, perché? Vabbè, io, raga, adesso metto in carica la fotocamera che già me la segnala e mi metto a editare qualche video. Vorrei smettere di passare il tempo sul telefono, su internet, già ho 4 giga scarsi. Ci mancherebbe solo che mi metto a guardare video, altre cose che veramente non ci arrivo a lunedì. E niente, vi faccio sapere domani appunto se riesco a caricare i vlog. Se non riesco, dovrò aspettare una settimana per caricarli perché così mi si rinnova l'offerta e avrò di nuovo 70 giga. Io spero che domani andiamo a una casa nuova così risolviamo questa cosa con l'internet. Non vedo l'ora di testare l'internet. Comunque domani, raga, devo svegliarmi presto e devo andare a casa. Perché alle 9:30 c'ho il dentista. Palle. Non c'è proprio l'idea di svegliarmi così presto. Vabbè. Io comunque sì, ho già messo due svegli per sicurezza. So già che farò fatica. Purtroppo non ho scelta.
padrino che lo ha sfiduciato. Il capo del PD, Zingaretti, non lo voleva. Volevo ricordare affettuosamente che lei non è indispensabile, che lei non è stato eletto, che lei è stato voluto da Renzi. Sia onesto, sia responsabile, sia costruttivo, si dimetta e vada in Cina. È perché questo qua è quello che conta, no? Diceva sempre, si chiude quello, si chiude quell'altro, la rossa, tutti sotto i coglioni, e l'hanno decizzato come locomotore. Non avessi detto cosa che lui voleva chiudere sempre tutto. Sembra sempre di PCM, no? L'hanno dimesso. Veramente? L'Italia è in crisi, sai? Sì, ma non sembra che i casi crescono. Ci hanno messo bene. Sì, ma l'Italia è in crisi. Molti sono senza lavoro. È per colpa di quel coglione. Se funzionavamo, morivano un po' di persone, però funzionava a funzionare. Funzionare cosa? E qui se tutti stanno a casa e solitano in giro. Se farli girare. E come fai a farli girare se nessuno lavora? E tu non lavorare. Ma lui diceva chiudere i ristoranti, chiudere quello, chiudere quell'altro. Tutti stavano a casa. Cinema chiusi, come fanno a guadagnare? Adesso è chiusi. Teatri chiusi, come fanno a guadagnare? Chiusi ancora? Adesso no, non credo. La mia zona gialla non chiude. Poi c'è zona arancione che dipende l'orario. Okay.